Buongiorno ragazzi, vorrei potervi dire che è un buongiorno, ma di buongiorno questa giornata non ha assolutamente niente. E non è per questione di lamentarci, però davvero, tre sfighe grandi in 3 giorni, è un po' troppo da sopportare. La prima, diciamo, sfiga è stata che mi avevano chiesto di tenere un piccolo corso base privato, corso base di fotografia. E eravamo d'accordo, avevo fatto il programma, avevo ripreso anche le mie slide risistemate sulla base delle richieste, insomma, particolari che mi avevano fatto. E purtroppo questa persona, non è colpa sua, logicamente mi dispiace, ha dovuto annullare perché per motivi, insomma, personali, e quindi è comunque per me un lavoro perso. E insomma, vabbè, sono rimasta dispiaciuta, però ho detto, vabbè, sono cose che capitano, d'altronde anche a me capitano i periodi no, in cui non posso affrontare determinate spese, fine. Poi, il giorno dopo, una coppia di sposi, a cui tenevo tantissimo, oltretutto, mi hanno mandato un'email dicendomi che purtroppo, sempre per motivi personali, quello che è, devono annullare il matrimonio e quindi è il secondo lavoro perso. E io sono sempre molto disponibile, ovviamente mi sono resa disponibile a poter riutilizzare l'acconto già versato in altro modo, magari prenotando in futuro una nuova data oppure utilizzandolo per un altro servizio, un engagement, quello che è, però comunque è un matrimonio perso. Significa praticamente 2/3 di guadagno persi, perché l'acconto ok, ma gli altri due acconti, ciao! Cioè, acconto e saldo, vabbè, fa niente. E anche qui ci sono rimasta male, perché uno com'è che ci deve rimanere? Sono rimasta male. Purtroppo, ragazzi, come sapete, quest'anno il mio lavoro è strano. Io l'ho presa con filosofia, l'ho presa come un anno sabbatico, tra virgolette, nel senso non che non ne ho, ma ne ho molto meno del solito. E quindi per me è un anno sabbatico, quindi avrò meno guadagni. Di contro, per fortuna, Alessia lavorerà un po' di più. Però Alessia non ha i guadagni che ho io, cioè per avere i guadagni che ho io col mio lavoro, Alessia deve lavorare il triplo, perché le serate e la musica non la pagano come la fotografia. Però vabbè, questo è un altro discorso. Abbiamo la spesa del campeggio, abbiamo avuto tante spese, lo sapete bene. Comunque sia, vabbè, io l'ho presa con filosofia, ho detto diversifico, faccio altro, che problema c'è? Vedo un po' di fare altro. E quindi sono mesi che sto lavorando con un social media manager che mi sta aiutando a gestire un po' meglio i miei social media professionali e soprattutto che mi sta aiutando a creare delle campagne pubblicitarie di Facebook e Instagram mirate a determinati tipi di clientela. Quindi in questo caso campagne pubblicitarie mirate sulla zona di Sorrento, Costiera Amalfitana, servizi fotografici di coppia, eccetera. Insomma, io ho già investito centinaia di euro in questa cosa e ho ricevuto zero. Logicamente, come tutte queste cose, quando una campagna pubblicitaria parte, o fai un investimento importante subito e allora raccogli già qualche risultato, oppure facendo come me un investimento abbastanza modesto, perché purtroppo è un periodo difficile, quindi più di quello non potevo investire, i frutti che raccogli sono pochi e sono stati zero. Quindi va bene, centinaia di euro tra virgolette buttati. E fa niente. Stamattina volevo giusto contattare il mio social media manager per dirgli: guarda, non è cosa, lasciamo perdere. Quando è stato lui a contattarmi per primo per dirmi una fantastica sorpresa, fantastica per modo di dire, ovvero che c'erano degli strani movimenti sul mio account pubblicitario professionale e niente, che qualcuno praticamente stava creando a mio nome delle campagne pubblicitarie utilizzando ovviamente i miei soldi. Quindi ho passato una mattinata d'inferno, ragazzi, d'inferno, dalle 8:30 di stamattina che mi sono alzata dal letto. Praticamente non ho manco fatto colazione, non ho pranzato e sono stata tutto il tempo appiccicata al computer cercando di risolvere questo problema. Per fortuna sono riuscita a risolverlo. Per fortuna, Facebook farà uno storno dei soldi che mi hanno preso, che sono circa 200 euro. E per fortuna ce ne siamo accorti subito, però questo è per dire che comunque tutti i sistemi di sicurezza che io ho
attivato, non sono serviti. Un hacker è riuscito comunque ad entrare, fare un clone della mia pagina. Non lo so che cacchio ha fatto, ragazzi, non ci capisco niente. E mi ha fregato praticamente 200 euro, che fortunatamente però mi verranno rimborsati, non si sa quando, ma intanto 200 euro li hanno presi. Nulla, ragazzi, non vuole essere una lamentela, vuole essere solo un piccolo sfogo. Sono sinceramente un po', come dire, abbattuta. Sapete che è difficile abbattermi, comunque cerco sempre di trovare il lato positivo nelle cose, per quanto sia brontolona, alla fine sono sempre contenta, però sto iniziando un po' a stancarmi. Dorian. Dorian. Ti senti trascurato? No, perché c'è una persona sul canale YouTube che è molto preoccupata che tu sia trascurato, sai? Sei trascurato, Dorian. Povero gatto trascurato, povero. Da quando abbiamo Sakura, poi trascuriamo Dorian, vero? Guarda, ti sto trascurando così tanto che ho chiuso il computer, ho chiuso tutto per mettermi a fare le coccole a te. Che giustamente, dillo a questa persona che non sa cosa succede in tutte le 24 ore delle nostre giornate. Perché quello che mostriamo su YouTube è solo una piccolissima percentuale, vero Dorian? E quindi diglielo quanto sei trascurato. Mamma mia, come mi trascurano! E pensa un po', gentile signora, che spesso le mie mamme, quando sanno che devono stare fuori tanto tempo, spesso tornano anche prima a casa, perché sanno che poi io rimango solo. Vero, amore? E infatti la mamma Elena, questi pomeriggi che la mamma Alessia è impegnata, sta sempre a casa col bimbo, sempre. Non solo perché mamma Elena ha da fare anche le sue cose al computer, deve studiare, deve lavorare, ma anche perché non vuole lasciare il bimbo da solo. Vero Dorian? Dici quanto sei triste e trascurato. Quanto sei triste e trascurato, Dorian? Diccelo. Dicelo. Oh, io povero gatto, triste, trascurato. Vero? Porcellino. Vieni qua. Hai aperto la finestra e se n'è andato. Vieni, porcellino. Darian, vieni qua. Vieni, porcellino. Ma fai vedere quanto sei porco la mattina. Vieni qui. Qui. Fai vedere cosa fai la mattina qua. Fai vedere cosa fai la mattina con me. Trascurato, Sì. decisamente. Tutte le mattine ci facciamo le coccole. Ci metterei la firma io per essere trascurata come lui. Vero? Ah sì. Senti una succuletta. Madonna, questo porcellino col coletto! Madonna, questo maialino! Scusa, siamo alle... Un quarto d'ora di popcorn. Che tutte quelle che ha avuto ieri sera, stanotte. Sono i miei. Vai da mamma, vai. Vai da mamma. Tutte le mattine.
così trascurato questo gatto che io queste coccole la mattina da mia moglie non le prendo, che sono tutte sue. Sempre perché è un gatto trascurato. La relazione si va vicino alla mamma, vero? Da questo lato, dall'altro lato. Quando poi mi alzo io, viene Sakura a dare i bacetti a Doria. Un altro esempio di gatto trascurato. Sì. Chi è che si deve prendere il caffè in piedi? Per lasciargli lo spazio. Piano piano si apre. Doria. Sì, è proprio un gatto trascurato. Le pacette, eh. Piano piano. Sì, tutto questo nel giro di 40 minuti. Perché tutto questo è un giro di 40 minuti, eh. Nel giro di 40 minuti si è beccato un quarto d'ora di coccole, tralasciando quelli tutta la notte. Ha fatto colazione vicino a me e poi si becca le coccole pure da Sakura. Perché la sera mentre guardiamo un film o qualcosa non sta con noi ostacolato? Un po' qua. Un polipo, eh. Guarda lì. Vedi che alla fine finalmente sono venuti a tagliare l'erba. Sì, hanno lasciato tutta la spazzatura in giro, però almeno l'erba l'hanno tagliata. Stamattina la mattinata è iniziata con carico scarico, con sottofondo di taglia erba, vabbè, non fa niente, va benissimo così. E acconciamento del tubo di scarico che qualche cane ha ben pensato di mordicchiare. Quindi praticamente l'ho dovuto ritagliare, diciamo un buon 10 centimetri, tanto comunque si era tutto già allungato, quindi mi va bene, il fatto che si sia abbassato va benissimo. L'ho tagliato e l'ho rinfilato. Per rinfilarlo non vi dico, insomma, gli epiteti, perché non voleva saperne di entrare, però ce l'ho fatta, quindi l'ho acconciato, sperando che nessun altro cane abbia la geniale idea di mordicchiarlo. Poi qui la situazione in area camper è diventata un pochino problematica, perché le persone del posto ci hanno detto che la scorsa estate hanno avuto un problema proprio con degli zingari che si sono accampati qui, ma accampati nel vero senso della parola accampati, avevano preso possesso di metà del parcheggio, spazzatura ovunque, vabbè. Praticamente poi li avevano mandati via, rispediti, insomma, dove cavolo dovevano andare. C'era in un paese qui vicino un campo appunto nomadi autorizzato, che però è stato di recente sgomberato proprio in questi giorni, e parte di questi zingari, ma non zingari di nazionalità, zingari proprio di termine dispregiativo, sono venuti qui perché questi zingari appunto non sono di nazionalità rumena come gli zingari originali, non so se lo sapete, ma sono italianissimi, ma si comportano proprio da zingari, quindi per questo dico zingari, non definizione di una certa nazionalità, ma definizione di un certo comportamento. Hanno dei camper mega costosi, tutti Leica recenti, almeno 2019, quindi auto altrettanto costose, BMW serie 1, Volkswagen Golf recentissima, bla bla bla. Hanno steso panni ovunque, hanno preso possesso di spazi, tavolini, braci, di cui uno di questi ha anche un piccolo cagnolino legato fuori, che a me mi fa una cosa, cioè poi vabbè, c'è chi mi viene a dire che il nostro gatto qui, Dorian, oddio poverino, trascurato. Cioè mi vengono a dire che io trascuro i miei animali e poi vedo queste situazioni, e adesso penso che chiamerò i vigili, perché un cagnolino legato fuori c'ha solo lì il trasportino, cioè ha fatto anche la cacca lì fuori dove lui, l'avranno lasciato fuori tutta la notte, io non lo so, cioè
Io quando vedo queste cose poi o parto a bestia che li meno pesantemente oppure devo cercare di mantenere la calma e fare le cose nel modo giusto e... Però ce l'ho proprio qua di fronte, cioè non riesco a vederlo, mi monta una rabbia che non avete idea. In tutto ciò poi ci sono anche i turisti, ci sono un Morello, due Concorde, ci sono questi ragazzi col van, ecco qui, e il camper con fuori il cagnolino è quello là, è quel Laika bianco là. Lo vedete? Tra le due macchine. Solo che non so se da qui si vede il povero cagnolino legato fuori. Vediamo, non penso proprio. Cioè, insomma, ragazzi, questo cagnolino è fuori col trasportino, legato. Non so nemmeno se gli hanno lasciato l'acqua. E guardate, il camper è targato FT, mi pare, insomma, quindi recentissimo. L'altro camper grigio vecchiotto a fianco invece è di un ragazzo che vive in camper, ha un cane pure lui. Adesso temporaneamente l'ha lasciato fuori, ma tipo 5 minuti fa, però lo conosciamo. Lo lascia fuori solo quando deve pulire il camper e poi lo riporta in casa, come è giusto che sia. Quindi non è che io sono contraria a lasciare i cani fuori, se si ha un giardino, perché no, certo. Però i cani sono animali sociali e devono stare col padrone, devono stare proprio vicini al padrone. Ti vuoi prendere un cane per poi tenerlo fuori, peggio ancora legato fuori al camper? Cioè, non lo fare, non lo prendere proprio, cioè lascia perdere. Alle 11 di sera queste cose, eh? Anche se siete morti di sonno dovete farmi giocare. Perché c'è un gatto trascurato, lui, povero gatto. Altre novità. Stamattina sono venuti la polizia locale perché ovviamente, come già ci aspettavamo, ci sono state delle segnalazioni per quei personaggi che sono arrivati, che ieri si sono messi a fare una bracciata che non finiva più, hanno fatto un fumo, cioè Ferragosto praticamente, e vabbè, e non si può fare. Quindi sono venuti, ma invece, come al solito, che prendere provvedimenti, anche perché il famoso tizio che ha il cane legato fuori ha anche i panni stesi fuori con tanto di stendino, tutto, vabbè. Invece che fare i poliziotti, ovvero fare le multe, semplicemente si sono limitati a dire a tutti che si devono spostare negli stalli preposti dei camper, che sono praticamente a ridosso della strada. E noi non ci vogliamo andare lì per due motivi. Il primo è che sei a ridosso della strada, e quindi, insomma, rumore e quant'altro. Il secondo è che non ho voglia di stare vicino a queste persone, sono sincera, perché comunque sono rumorose, sono fastidiose. Se si mettono a fare di nuovo braci e cose, mi entra tutta la puzza dentro al camper, non ho voglia. Quindi abbiamo spiegato la situazione ai poliziotti, abbiamo detto tanto noi comunque tra due giorni ce ne andiamo, cioè stiamo qui oggi, domani, sabato andiamo via, e quindi per il momento non ci spostiamo. Però avrebbero dovuto fare delle multe invece che dire semplicemente vi dovete spostare. No. Oltretutto hanno detto, ma qui per stare di notte bisognerebbe mandare un'email al comune, avvisare, poi si può stare solo una notte. Però non c'è un cartello scritto da nessuna parte, signori miei. Cioè, uno che viene qui, un turista che viene qui, come fa a sapere che deve mandare un'email al comune per avvisare che starà qui una notte? Cioè, è ridicolo, no? Mettete dei cartelli da qualche parte. Cioè, boh. Siamo in Italia. Ecco, questo è il gatto più trascurato della storia e del mondo. Eccolo qui. Ehi, gatto trascurato. Sei trascurato, vero, eh? Sì, sì. Adesso ve lo faccio vedere io, un animale trascurato. Ecco. Aspetta che qua è sporco, non so se si vede. Lì. C'è quel piccolo cagnolino ancora legato al camper. Come vedete, panni stesi fuori. Ecco. Adesso stamattina i vigili sono venuti e hanno fatto spostare tutti là in fondo, sulla strada. Ma sinceramente io non ci voglio andare. Tanto questi qui continuano a fare il cazzo che vogliono, perché come vedete panni stesi, cane legato fuori, povera bestia, col trasportino, perché stanotte, signori, il cane ha dormito nel trasportino. E poi c'è chi dice che Dorian è un gatto trascurato.
che dorme sul nostro letto, al caldo. Vero? Hai proprio la faccia di un gatto trascurato, sì, decisamente, proprio. Già, ecco. Povero gatto, povero. Non la farei proprio io la tua vita, guarda, povero gatto. Ecco, un gatto trascurato. E tu? Quando arrivano i tuoi amichetti scendiamo.